Prima la regata storica con un monopolio solo dei veneziani. Patrici veneziani, i gondolieri veneziani, erano gondolieri un po' sparsi, diciamo, per la città. Poi, quando è stata fondata la cooperativa Magni, società di gondolieri, che ha riunito tutti i gondolieri e hanno cominciato ad esserci stati, là è scoppiato il boom delle regate. No? In questo contesto hanno cominciato ad accettare anche Prestrina, Treporti, Burano, prima non era spazio per me. Questo ha fatto sì che si è aggiunta, si è mescolata, possiamo passare questo termine, tutte le varie maniere di vogare, capiamo? Le varie culture proprio si sono, che Capostipite erano i gondolieri di Rialto, Pavrigano. Poi, quindi là, sì, anni 30, gli anni 40, gli anni 50, abbiamo cominciato ad avere i grandi campioni, le grandi cose, le grandi continuità e soprattutto le grandi partecipazioni di massa veneziane, che adesso non ci sono più, ma cioè, prima dicevi una regata storica negli anni 40, 50, 60, che tempo, cioè eri trattato come un principe a Venezia, veramente, tutti riconoscevano questa storia, no? Quindi era una cosa veramente popolare e questo ti aiutava, i premi erano ambiti e quindi quando ci sono questi fattori ognuno cerca di dare il meglio, no? Quindi non, come adesso non è che prendi la barca, vai a fare un giretto e poi torni, no, facevi ore e ore di preparazione tecnico-culturale per fregare gli altri, no? E gli altri facevano lo stesso, quindi questo c'è stato proprio. Quindi non si vuole più questi siremi, con le stesse forcole, con le stesse barche. C'è stata un'evoluzione che si è fermata. La regata era una questione, diciamo, quasi di vita, di morte, sicuramente di immagine, di vita, di morte, anche perché quegli anni là le regate ci davano, erano una manifestazione della maniera di vivere a Venezia, sì, come i veneziani, come i Buranelli, come i Prestinotti. Diciamo che la più importante è stato quell'anno che siamo a Palmiro Funghe ci hanno incoronati nella Remo, perché c'è una vecchia tradizione veneziana che chi riusciva a vincere 5 regate consecutive di regata storica venivano incoronati da loro, no? Che era una vecchia tradizione che si perdeva i tempi di Cesare, adesso non perché mette la testa, no? Ma così da loro veniva dato. Qui è stata una bella soddisfazione. Diciamo per ordine l'importanza del gondolino, no? Il gondolino non è altro che l'imbarcazione più raffinata e sicuramente la più tecnica da vogare, quindi riservata a dei campioni, a coloro che tutti hanno fatto un passaggio, che prima di arrivare là hanno fatto una gavetta, e quindi una barca da tecnici. Poi ci sono le mascherette, che sono i sandolini, che nella barca di Burano e di Prestrina, dove i piccoli pescatori venivano a Venezia a vendere pesce a bordo e là gareggiavano. Cioè, chi arrivava prima al mercato il pesce, veniva il pesce, stati stava a Rio. La regata porta anche a questo, no? Che prima arriva, prima alloggia. Poi ci sono le caroline, queste qua, che sono le barche di ortolani, di pescatori, no? Quindi questa è una grande cultura di voga, che vogavano quattro remi, sei remi, pescavano, dormivano dentro. Come tutte queste barche qui sono state portate, diciamo, a dire perché non facciamo anche le regate, no? Perché prima la regata storica è fatta solo con le gondole e i gondolini e basta. Poi hanno portato il Puparino, per esempio, che è quello, è una barca che vogano i giovani, ma i patrici veneziani andavano a caccia nelle balene. Quindi questa barca affilata, bassa, così, andava, si vede anche nei quadri del Carpaccio, c'era il patrici veneziano, barche e frecce, quattro dietro che vogavano e lui che andava a cacciare, quindi una barca da caccia affilata. Barche che tutti, diciamo, i costruttori di barche prendevano come stimolo a mostrare la loro abilità di farla, perché erano barche veramente belle, raffinate e anche difficili da costruire, no? Dentro la gondola, tutta Venezia, perché dentro qua c'è ancora sei mestieri. I remeri, i rifabri, i rintagliatori, i ritapessieri, i rifainami e per l'ultimo quello che fanno.